Buongiorno a tutti. Oggi parliamo un po' della famosa agenda rossa. L'agenda rossa è un oggetto evocativo. Ne abbiamo sentito parlare diverse volte, per esempio per Marilyn Monroe, di cui ci occuperemo in qualche video. Quando arrivarono sul luogo del suicidio di Marilyn, poliziotti, curiosi, giornalisti, si parlò di un'agenda rossa che era scomparsa, dove lei avrebbe conservato numeri eccellenti. Naturalmente nessuno l'ha mai trovata. Altrettanto dicasi dell'agenda rossa del giudice Borsellino, che è stata oggetto anche di manifestazioni popolari che ne reclamavano l'esibizione. Purtroppo noi non l'abbiamo mai vista. Anche Simonetta Cesaroni viene accostata un'agenda rossa, che questa volta però non era la sua. In realtà si parla di un'agendina e ce ne vengono mostrate alcune pagine, quella di sua proprietà, quella dove avrebbe annotato dei numeri, numeri famosi, per esempio quelli di Caracciolo di Sarno. Allora, io non metto in dubbio l'esistenza di alcuni oggetti. Io dico soltanto che dopo alcuni anni, dopo parecchi anni, dovremmo vederli. Perché se mi mostrano un foglio, io non so se è tratto dall'agendina o da qualche altra cosa. Mi devo fidare, ma oggi tendo a fidarmi di meno. Vorrei vedere questa agendina. Di sicuro abbiamo visto delle pagine con la sua scrittura che, lo ripetiamo, è molto diversa da quella dei registri cartacei dove lei avrebbe fatto le annotazioni quel 7 agosto. Ciò detto, a un certo punto compare in scena l'agenda rossa Lavazza. Come sarebbe arrivata questa agenda rossa Lavazza? In questo modo, la questura di Roma restituisce alcuni effetti personali alla famiglia Cesaroni. Tra questi c'è l'agenda rossa. I familiari, leggendola, si accorgono che sono scritti i numeri di Vanacore e non di Simonetta. E la restituiscono perché non è la loro. Nel momento in cui appare l'agenda, Lavazza diventa subito protagonista. Oh, naturalmente non appare subito, appare dopo un po' di anni, no? I meccanismi a rate con cui ci vengono svelati certi particolari che poi sono cruciali. Nel frattempo si sta montando il processo contro Raniero Musco, perché prima non si era mai parlato, è negli anni 2000 che appare tutto. Così dal nulla, magicamente, no? E allora nasce un'altra ricostruzione. Ma nasce da solo, si autoalimenta come un fuocherello che si spegnerebbe subito se non venisse alimentato, chissà da che, dai media, da qualche istituzione? Sarebbe interessante saperlo, dai media sicuramente. E allora, ecco qui. Vanacore va a pulire. Prima, sapete, era un aiutante di Busco, dopo è diventato un aiutante del killer, tuttora misterioso. Vanacore sale o risale, dipende da come lo inquadriamo, no? Se lo vogliamo addirittura colpevole improprio, collaboratore, aiutante, fiancheggiatore. Comunque, in tutti i ruoli Vanacore sta bene, avete notato? Quindi entra, preso dal panico. Fa le famose telefonate a Tarano di sera, però ultimamente qualcuno le ha retrodatate ma senza riscontri. Le fa febbrilmente, no? E quindi va nella stanza 4, va nella stanza 3, va nella stanza 1, insomma, va da tutte le parti perché lascia tracce almeno su due telefoni, poi sulla porta. Però, dopo aver telefonato, perché aveva bisogno dell'agenda per telefonare, giusto? Si dimentica l'agenda lì. Ed ecco che viene ripescata, lì per lì confusa con un oggetto di proprietà di Simonetta e restituita per sbaglio ai Cesaroni. Questa ricostruzione è del tutto fantasiosa, ma siccome noi siamo piuttosto concreti, vogliamo soltanto far notare che le versioni in cui compare l'agenda rossa sono comunque a oggi
del tutto sceneggiate. Non abbiamo basi su cui dirlo. E nessuno lo ha chiesto a Vanacore, che comunque fino al 2011 esisteva. Si poteva domandargli semplicemente: ma è tua l'agenda rossa? Nessuno gliel'ha chiesto. Ne dobbiamo ipotizzare che lui sia entrato, che abbia fatto le telefonate. Ah, naturalmente ha anche pulito, che abbia dimenticato lì questa agenda e che sia poi ridisceso nel suo alloggio. Ma perché non ha fatto le telefonate dall'alloggio? A questo punto dobbiamo mettere un altro puntello non provato. Cioè, dobbiamo immaginare che avesse combinato qualche pastiche di nascosto e non lo volesse dire alla sua famiglia. Quindi telefona da lì, quando sarebbe stato semplice, se fosse stato vero che aveva scoperto il cadavere per caso facendo la ronda, come si disse al processo, scendere e dire: oh, moglie mia, figlio, guarda, è successo un guaio, c'è una ragazza su, chiamiamo la polizia. La chiamava da casa sua, perché il telefono c'era, senza aver bisogno di prendere questo agendone Lavazza e portarselo su e poi dimenticarlo. Quindi, come vedete, il 99% di questa narrazione è costruita del tutto sulle sabbie mobili, senza prove. In ogni caso, io avrei un'idea, perché naturalmente si attribuisce tutta la colpa alla Polizia di Stato, che si sarebbe sbagliata. Allora, andiamo dal dottor Cavaliere oppure dal dottor Del Greco, che deposero tra l'altro in tribunale, che sono due alti dirigenti di polizia, anzi, Cavaliere è proprio questore. Il dottor Cavaliere è quello che accompagnò l'avvocato Agnelli a rinvenire, ma ormai era già stato rinvenuto, insomma, sotto il viadotto, per mostrargli il corpo del povero figlio Edoardo. Andate da loro, chiedeteglielo, i media possono farlo, hanno tutti gli accrediti e tutte le autorevolezze, invece di immaginare di andare, perché sono già stati intervistati. Dottor De Greco assolutamente ha scritto anche qualche cosa al riguardo, e chiedergli: ma è vero che avete sbagliato a dare l'agenda rossa alla famiglia Cesaroni? È vero che avete fatto questa grande toppata? Vediamo cosa vi rispondono, perché l'agenda rossa non è repertata. E se qualcosa non è repertato, per noi non esiste. Per noi, naturalmente, che studiamo, che siamo interessati al caso. Cioè, esiste solo ciò che è repertato, tranne un'ammissione di errore da parte degli interessati, che poi oggi non costerebbe nulla ammettere, mi pare. Di conseguenza, noi ragioniamo su quello che esiste. Aspettiamo che qualche giornalista, qualche notista, qualche divulgatore vada a fare queste domande a questi due altissimi dirigenti della Polizia di Stato, perché sappiamo che molti blogger sostengono, insomma, di essere andati in giro a far telefonate. Io ho contattato, io ho parlato, lo conosco, ci siamo sentiti più volte. Bene, andate da costoro e chiedeteglielo, perché a oggi l'agenda rossa non esiste. Ciao, alla prossima.